I criteri legali stabiliti per la ripartizione delle spese possono essere derogati solo da una diversa convenzione, ossia da un regolamento condominiale di carattere contrattuale, predisposto cioè dall'originario costruttore-venditore ed accettato per adesione dai singoli acquirenti delle unità immobiliari o da un accordo tra tutti i condomini. In mancanza del consenso unanime dei condomini, sono nulle le delibere con le quali tali criteri sono stabiliti o sono modificati quelli fissati in precedenza, mentre si devono considerare annullabili quelle che in concreto ripartiscono le spese violando i validi criteri già stabiliti.